Quanto è importante questa vittoria anche in chiave classifica, Presidente? È importante, no? Dopo quattro sconfitte è naturale, no? Un po' di tensione, un po' tutto, però questo è il caso. Speriamo, insomma, di alzare, siamo sicuri che la crisi ormai è alle spalle. Guardiamo solo giovedì, adesso. Sogniamo, andiamo a combattere, andiamo a costruirci poi il ritorno in casa. È un grandissimo Siviglia che abbiamo visto anche ieri, la Fiorentina è attaccata. Sarà Siviglia? Fiducioso, sì, però è possibile. Un viaggio all'estero, no? Però è possibile per esserci. Questo è importante, eh? Questo tutto il resto parleremo con la nostra situazione. Testa bassa, lavorare, cuore, gambe. I tifosi chiedevano a Montella di recitare l'avversario addirittura in finale. Pensate un po' meno, dovremmo andarci tutti, però adesso pensiamo a Siviglia. Sarà un inferno, sarà una bolgia, uno stadio che fa la differenza, come sempre. Questa Fiorentina qui andrà a testarci, vede che anche a Siviglia se la giocherà alla fine. Senta, Presidente, le chiedo, martedì, ha detto Montella, tanta gente quando si vince, poca quando si perde dopo le sconfitte. Come l'ha valutata quella frase? Siamo chiariti. Tra l'altro, vedi, col fatto che sono dovuto andare via a primo tempo, cioè qua anche mia figlia, che dalla mattina mi ero raccomandato, ragazzi, devo tornare da mia figlia perché poi la sera non ci sto. È tutto successo che papà hanno pensato che scappava via, che diceva, arrabbiato. Abbiamo creato tante situazioni, guarda. Cioè qui lei ti può confermare che alle 8 dovevo stare a casa con lei. Comunque, lei è tornata. Queste cose qua, sono tutte le squadre, ragazzi. Ci siamo chiariti ieri molto con i ragazzi, nello spogliatoio, faccia a faccia, bello, un'oretta intensa. Ecco questo. Adesso pensiamo veramente tutti a Siviglia, tutti ai nostri tifosi, che ne saranno tanti, mi hanno detto. C'è una parola d'ordine per la sfida contro il Siviglia che è così delicata? Non mollare mai, non mollare. Questa è la caratteristica di questa, l'avete visto a Torino. L'ultimo mese ci eravamo forse dimenticati con le sconfitte, ahimè, le qualità della Fiorentina. Abbiamo rivisto a Torino e questa Fiorentina, la Fiorentina di Torino, la Fiorentina di oggi, andrà a giocarsela alla pari a Siviglia.